thank you Con l'orecchio del cuore è il titolo del messaggio che Papa Francesco ha, ha inviato in occasione della 56esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali, eh, che si è eh, celebrata nella domenica dell'Ascensione del Signore, ieri. Ogni anno, eh, quando cade la festa dell'ascensione del Signore, ecco che si celebra questa giornata, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Appunto il tema ascoltare con l'orecchio del cuore. Ecco, eh, mi piace condividere con voi alcuni pensieri, alcuni contenuti di questo messaggio eh, perché credo che non riguardi solo chi è impegnato nei mezzi della comunicazione eh, sociale, non riguardi solo la nostra radio, ma possa, penso che possa riguardare anche il nostro modo di relazionarci nei confronti eh, delle persone eh, che incontriamo, a partire eh, da quelle eh, che sono a casa nostra, a partire da quelle che ci sono vicine. Eh, lo scorso anno, eh, ricorda il Papa nel suo messaggio, eh, aveva sottolineato l'aspetto che per una buona comunicazione, per una comunicazione che sia vera, che sia autentica, bisogna andare a vedere. Quest'anno Papa Francesco eh, afferma che perché ci sia una comunicazione autentica, questa comunicazione deve nascere dall'ascolto. Eh, prima di eh, parlare, prima di comunicare, prima di scrivere, ecco il mettersi in ascolto. Eh, mi viene in mente un detto eh, di un saggio che dice che il Padre Eterno a tutti ha fatto due orecchie e una sola bocca, come a dire che nella nostra vita siamo chiamati ad ascoltare il doppio di quello che poi andiamo a dire con le parole. E il Papa ricorda che a un illustre medico abituato a curare le ferite dell'anima è stato chiesto quale sia il bisogno più grande degli esseri umani. Ha risposto il desiderio sconfinato di essere ascoltati. È ecco, un desiderio spesso che rimane nascosto, ma che interpella chiunque è chiamato ad educare e a formare. Coinvolge comunque chiunque è chiamato a svolgere il compito anche del comunicare. È già qui una provocazione che viene pensando ai nostri ragazzi, ai nostri adolescenti. E i nostri giovani noi adulti mi metto dentro anch'io siamo molto più portati a dire loro cosa possono fare cosa non devono fare a dir loro un sacco di cose forse dobbiamo anche come adulti metterci in ascolto con l'orecchio del cuore dei nostri ragazzi e per sentire ciò che loro hanno nel loro cuore metterci in ascolto credo anche del loro silenzio metterci in ascolto del loro modo di essere del loro modo di fare del loro sguardo e poi il papa eh, dice che il dio nel quale eh, noi crediamo è eh, il dio che fin dall'inizio nella tradizione di Israele invita all'ascolto. Infatti c'è quella preghiera che gli ebrei recitano tante volte al giorno che inizia proprio così. Ascolta Israele. Il Signore Dio tuo è l'unico Signore. Amerà il Signore Dio tuo con tutto il cuore, eccetera, eccetera, è prossimo come te stesso. Però ecco quella preghiera si apre con quell'imperativo. Ascolta ascolta Israele. Ecco sappiamo però che eh, sempre nella tradizione biblica eh, ci viene ricordato, se lo ricorda anche il Papa, che eh, il Dio di Israele è il Dio che è vicino al suo popolo, è il Dio che ascolta il suo popolo, è il Dio che tende l'orecchio al suo popolo, perché è un Dio che ama l'uomo, ama l'umanità tutta. Certo, al contrario, ci ricorda il Papa, l'uomo tende a fuggire la relazione, a voltare le spalle, a chiudere le orecchie per non dover ascoltare. E il rifiuto di ascoltare finisce spesso per diventare aggressività verso l'altro, proprio come avevano fatto gli ascoltatori del diacono Stefano i quali, turandosi gli orecchi, si scagliarono tutti insieme contro di lui. Ecco, poi eh, Gesù, quando parla ai suoi discepoli, ci ricorda, Papa Francesco, ecco, li richiama e dice, fate attenzione dunque a come ascoltate. Ascolto, va fatto e va fatto bene. Come viene in mente il, quel racconto eh, di una mamma che è andata a fare un sacco di cose e c'è lì il suo bambino che vuole parlare alla mamma e la mamma dice sì eh sì tu parla che io ascolto non vedi che ho fretta non vedi che ho tante cose da fare il bambino parla finché poi eh, tira... Eh, la gonna alla mamma e la mamma lo guarda. Ma cosa vuoi ancora? Non vedi quante cose ho da fare? Tu parla che io continuo ad ascoltarti. E quel bambino che dice alla sua mamma, mamma, ascoltami anche con gli occhi. Ecco, fate attenzione dunque a come ascoltate. Certo, è importante fare attenzione, per esempio, a chi ascoltiamo. Non so se proprio tutte le parole dentro la nostra vita hanno lo stesso valore. E tutti coloro che parlano hanno la stessa, da parte nostra, eh, affidabilità, credibilità. Chi ascoltiamo? Cosa ascoltiamo? E come ascoltiamo. Qui il Papa parla addirittura di un'arte dell'ascolto perché ci sia l'arte poi del comunicare. Papa ricorda che la capacità del cuore rende possibile la vera comunicazione, cioè la prossimità. Non solo, ma Papa Francesco ci ricorda che l'ascolto. È una dimensione che coinvolge tutta la persona. Addirittura ci ricorda che la vera, vera sede dell'ascolto è il cuore. E Papa Francesco cita Sant'Agostino: non abbiate il cuore nelle orecchie, ma le orecchie nel cuore, e cita anche Francesco di Assisi che esortava i propri frati, i propri fratelli, a inclinare l'orecchio del cuore. E il Papa dice che la prima forma di ascolto è l'ascolto di sé, la capacità di entrare dentro se stessi e ascoltarsi in verità. E poi, ecco, l'ascolto come condizione appunto della buona comunicazione anche qui qualche riga di quello che scrive il papa la mancanza di ascolto che sperimentiamo tante volte nella vita quotidiana appare purtroppo evidente anche nella vita pubblica dove invece di ascoltarsi spesso ci si parla addosso questo è sintomo del fatto che più che la verità e il bene si cerca il consenso. Più, più che all'ascolto si attenti all'audience. La buona comunicazione, invece, non cerca di fare colpo sul pubblico con la battuta d'effetto, con lo scopo di ridicolizzare l'interlocutore, ma presta attenzione alle ragioni dell'altro e cerca di far cogliere la complessità della realtà. È triste, scrive il Papa, quando anche nella Chiesa si formano schieramenti ideologici, l'ascolto scompare e lascia il posto a sterili contrapposizioni. Certo il Papa è nel suo messaggio molto realista, parla anche della fatica dell'ascolto e ricordando un segretario di Stato eh, di alcuni decenni fa, ecco ha detto di lui che era un, un ottimo diplomatico perché sapeva praticare il martirio della pazienza, di chi sa ascoltare e proprio perché sa ascoltare, sa anche farsi ascoltare. Non solo, ma Papa Francesco, eh, riferendosi al, all'evento, all'esperienza dolorosa, della pandemia dove di fatto lui lascia intendere che sono state dette tante parole troppe parole eh, molte anche a vanvera ecco invita ad andare al di là delle tante parole per mettersi eh, in ascolto vero dell'animo e delle sofferenze e delle persone e l'ultima eh, parte del messaggio appunto del Papa, ascoltare con l'orecchio del cuore, è dedicata all'ascoltarsi dentro la Chiesa. Dentro la Chiesa, tra cristiani. È importante che anche nella nostra comunità eh, ci siano luoghi. E momenti dove eh, ci si ascolta perché tutti dentro la comunità hanno hanno qualcosa di buono da poter trasmettere da poter comunicare da poter condividere spesso eh, le scelte buone vengono dopo un confronto onesto e rispettoso Dopo una condivisione, dopo che ci sia stato veramente un ascolto reciproco del cuore, proprio di chi ha a cuore che il Vangelo possa essere ancora vivo e accolto dentro la nostra comunità, proprio di chi ha a cuore il bene della comunità comunità. Ecco, mi sono soffermato su questo messaggio così anche per, per invitare dentro le nostre case, dentro le nostre famiglie, a eh, valorizzare la dimensione dell'ascolto. Penso all'ascoltarsi tra marito e moglie, eh, l'ascoltarsi senza presumere di sapere ciò che l'altro eh, vuole dire e l'ascoltare dentro le parole dette anche lo stato d'animo della persona che si apre e che si racconta e che trova appunto qualcuno che ascolti. Ecco, l'ascoltare anche i nostri ragazzi, i nostri bambini e anche quando loro magari eh, hanno delle richieste legate a delle cose. Non dimentichiamo mai che eh, queste richieste vanno interpretate, vanno accolte andando oltre, perché alla fine i bambini, i ragazzi hanno soprattutto bisogno eh, di un papà, di una mamma che li ascoltino nella logica talvolta anche del martirio della pazienza. Il tempo dedicato all'ascolto dei propri figli, a cercare di capire, di comprenderli e cercare anche un po' di mettersi nei loro panni è l'atteggiamento previo per poter poi in maniera incautorevole poter dar loro dei buoni consigli, delle indicazioni. Sì, è veramente l'invito caloroso a partire dalle nostre case. Alleniamoci a crescere nell'arte di ascoltare e di ascoltare con il cuore. Uno sguardo eh, veloce al, eh, ai giorni scorsi, tra i momenti che così mi piace eh, ricordare, ne ricordo alcuni ovviamente, è il giovedì eh, 19 maggio quando eh, un gruppo di persone delle nostre comunità si sono ritrovate con altre persone della eh, comunità. Eh, ecclesiale del nostro territorio, si sono trovate sotto il monte per la celebrazione eucaristica e la preghiera di fatto in memoria eh, dei morti, delle vittime della pandemia. Ecco queste serate che hanno visto eh, sotto il monte la vicendarsi eh, delle comunità, eh, possiamo dire delle zone che formano la nostra diocesi Aveva come titolo 6500 fiori eh, a Papa Giovanni 6500 perché è il numero delle per l'ufficiale delle persone che ci hanno lasciato eh, nel tempo della pandemia. È stato così un momento per ritrovarsi, eh, per pregare, e poi per sentire ancora, sempre come attuali, quelle parole di Papa Giovanni la carezza asciugate le lacrime ecco ne abbiamo bisogno anche perché certe ferite eh, sono sempre aperte e in certi momenti eh, si, fanno, si fanno sentire eh, è tempo ormai di sacramenti eh, domenica 22 eh, in san rocco un bambino e una bambina hanno vissuto eh, la, la messa di prima comunione insieme le loro famiglie, con i parenti e eh, con gli amici, ma in senso più largo eh, questo periodo, periodo eh, appunto di, di, di sacramenti, eh, la prima comunione, il eh, domenica 5 eh, in occasione della solennità di Pentecoste, eh, le cresime, battesimi, eh, domenica eh, scorsa ieri eh, tra eh, San Bartolomeo e San Rocco. Eh, Sette battesimi, una scelta novia, non scontata, una scelta che stupisce, stupisce perché è proprio una scelta che appunto perché potrebbe essere anche non fatta, è una scelta in positivo, ecco, certo, l'augurio, è che chi fa i genitori che fanno questa scelta bellissima, ecco, poi coltivino quel seme della grazia che i bambini ricevono nel battesimo e li possono accompagnare, anzi eh, il battesimo eh, dei bambini diventa l'occasione per i genitori in qualche modo per rivivere eh, il loro battesimo, questo dono che a loro volta hanno ricevuto dai loro genitori. Poi anche eh, questo tempo, anche il tempo in cui si incontrano eh, diverse coppie, di fidanzati che hanno scelto il matrimonio cristiano. Ecco, dalle settimane scorse fino a ottobre, sia in San Bartolomeo sia in San Rocco, verranno celebrati diversi matrimoni. Anche qui sono scelte belle, scegliere di mettere il proprio amore sotto il segno della benedizione del Signore, e anche la scelta di un certo modo di vivere il matrimonio, quello secondo il progetto di Dio, che è un progetto esigente, perché è il mettersi in gioco nella totalità, è il per sempre e nella generosità di chi si apre alla vita. Ecco, nel matrimonio cristiano, ecco si accolgono questi sogni questi progetti del signore sul matrimonio sulla famiglia e contemporaneamente si, contemporaneamente si chiede al signore il suo aiuto ecco per poter eh, rispondere con generosità alla, alla sua schiamata al suo progetto perciò ecco anche tanti matrimoni e poi è eh, in questi giorni stiamo andando a chiudere il mese di maggio e ci ha visto diverse volte provarci a pregare, a pregare il rosario, sia qui in San Bartolomeo sia in Albenza, dove in Albenza siamo stati a pregare in diverse contrade e mi sento proprio di dire che nella nostra terra ci sono delle contrade veramente belle tante volte eh, si va in giro a vedere, a visitare ad apprezzare ecco penso che anche noi ci troviamo eh, dentro un ambiente bello pensando un po' a quelle contrarie eh, ho cercato di pensare al passato a chi ha costruito quelle case eh, cavando la pietra del posto eh, tutto a mano in, con un terreno abbastanza ripido, perciò il dover ricavare il piano sul quale poi costruire una casa. Eh, Contrade belle che eh, ci ricordano eh, la forza, la caparbietà, la grinta, il coraggio di chi ci ha preceduto e l'impegno, persone che ci hanno preceduto in tempi eh, non facili, non ci sono mai stati dei tempi come neanche quelli però ecco eh, è bello sapere che siamo eredi di questa tradizione di generosità di coraggio e di sacrificio ecco poi è bello in alcuni casi sia nel benze qui san bartolomeo che dopo il rosario ci sia stato anche cos'è un momento di festa eh, genuino semplice e eh, gioioso Fa parte anche questo dell'essere comunità e del camminare insieme. Ecco, eh, domani, eh, il 31, si conclude il mese di maggio con la festa della visitazione di Maria Santa Elisabetta. Domani sera, a eh, Casuccio in Albenza, il rosario e la messa. Domani sera, a Cascine, se il tempo lo permette, nella zona dove c'è il locale del Giubì, eh, lì verrà celebrata la messa e poi in processione portando la statua della Madonna dell'asilo. Tanti che sono andati all'asilo Pozzi ricorderanno fin da piccoli la statua della Madonna con le braccia aperte e allargate, porteremo in processione quella statua recitando il rosario e arriveremo alla chiesa della visitazione e lì ci sarà la preghiera finale e la benedizione. Ecco, in quell'occasione a un gruppo di ragazzi dell'ottava tappa, dell'ottavo anno del cammino di catechesi eh, ci sarà la consegna del Vangelo. Ecco, eh, sono i ragazzi che presto poco dovrebbero essere in, in terza media. Eh, sì, è l'anno degli esami, è l'anno delle scelte della nuova scuola e è bello. E in qualche modo consegnando il Vangelo come a dire... La bussola per la vita, eh, portalo con te, sia come libretto, ma soprattutto portalo nel cuore, accompagni le tue scelte. Eh, sì, proprio eh, ieri, domenica, ricorreva il primo anniversario dell'inaugurazione del presempio della visitazione. È dentro eh, la chiesa di Cascine. Presepio della Visitazione, sia perché è dentro quella chiesa, ma sia perché in maniera originale. Questo, la prima scena di questo presepio è proprio la scena della Visitazione: Maria che viene a, in visita alla cugina Elisabetta e, e Maria che porta un bel. Un bel mazzo di fiori a sua cugina che sta lavorando nel preparare il corredo per il bambino che porta in grembo. Lei, che al sesto mese, come aveva ricordato l'Angelo Gabriele a Maria, al momento dell'Annunciazione. Ecco, termina il mese di maggio. Ecco, ma è bello che non termini eh, la preghiera, la preghiera che accompagna la nostra vita. È bello che non termini eh, la preghiera e la devozione a Maria, questa madre che ci accompagna, anche perché dobbiamo dire che la nostra comunità l'estate è segnata da tanti momenti eh, mariani, penso la Madonna del Carmine, la Madonna della Neve, la Madonna nella sua natività, eh, in quel di Berlino, eh, Maria Regina degli Angeli e in quel di Albenza. Sì, termina il mese di maggio. Non termina la nostra preghiera, non termina la nostra devozione a Maria, mamma di Gesù e la madre nostra. uno sguardo veloce alle prossime eh, settimane eh, col primo di giugno eh, inizia eh, la festa eh, dell'oratorio qui in san bartolomeo vuole essere eh, un'occasione una proposta anzitutto per incontrarci per poter anche mangiare qualcosa insieme per poter trascorrere dei momenti belli. E, durante la festa ci sono anche diverse proposte, diverse manifestazioni. E tra queste mi piace ricordare quella di domenica 12 giugno, quando eh, inviteremo alla messa alle 10:30 e mezzo tutte le persone che in comunità svolgono un servizio. Tutti. Eh, lo dico qua eh, perché diventa eh, difficile potersi ricordare di tutti e non lasciare fuori nessuno. Ecco, i momenti ci sarà la messa insieme, perché lì è la sorgente, è la fonte, poi il pranzo in oratorio che viene offerto come piccolo segno di gratitudine e poi nel pomeriggio alle 15 verrà presentato. Eh, nel teatro dell'oratorio il progetto educativo dell'oratorio ecco ci sono già stati anche nella, sulla nostra radio eh, alcuni appuntamenti eh, su questo tema e adesso non mi voglio dilungare dico solo che è un lavoro e un progetto nel quale siamo chiamati a metterci in gioco tutti è un progetto educativo è un progetto che sa un po' di seminagione eh, nelle cose importanti, come quelle nell'educare, nell'essere genitori e così, ecco, non si bruciano i tempi. Il tempo che serve. Per cui ecco, eh, mi piace ricordare il progetto educativo che verrà presentato ufficialmente, ecco, la domenica 12. Ecco, questa domenica, domenica 12 sarà anche la Domenica della Santissima Trinità, che insieme alla domenica successiva, che è quella del Corpus Domini, sono un po' le due domeniche del tempo ordinario che riprende dopo la Pentecoste, e che fanno un pochino da sintesi. La domenica della Santissima Trinità ci ricorda e chi è diciamo il nostro dio la domenica eh, del corpus domini in qualche modo ci ricorda che noi possiamo entrare in comunione con il nostro dio mediante i sacramenti soprattutto eh, mediante l'eucarestia per cui ecco un po questi momenti nel contempo eh, so, eh, ci si sta e impegnando la grande anche per preparare l'esperienza del CRE. È un bel gruppo di animatori, di aiuto animatori, di genitori, i ragazzi eh, che sono stati scritti dalle famiglie, alle quali va il grazie per eh, la fiducia. Ecco, si sta lavorando. Poi eh, si sa che chi vede le cose da fuori... Eh, le vede già fatte, preparate e, e magari riesce anche a cogliere più immediatamente i limiti, i difetti, perché tutte le cose sono umane. Ma ecco, non dimentichiamo che dietro c'è proprio un grosso, un grosso eh, lavoro. Festa d'oratorio, Cree, eh, Campeggi, altre iniziative in comunità. Ecco, mi piace ricordare che sono sempre possibili, grazie a. Alla disponibilità di tante persone che ci stanno a mettersi in gioco, a fare anche dei sacrifici, talvolta c'è anche della sofferenza, però è per costruire qualcosa di bello e di buono per tutti. Vi ringrazio sì, dell'ascolto, ringrazio eh, Gian Battista che è sempre puntuale portare avanti questo appuntamento vi auguro una buona settimana una buona continuazione grazie ancora buona serata